accadde come stava accadendo, come era già quasi accaduto a Paolo Borsellino decenni prima della sua contrapposizione con il consigliere Meli, anche a noi ci venne detto: attenzione, rischiate anche voi di essere trasferiti, ma probabilmente non per ragioni istituzionali, ma perché c'era quella tensione del paese e quell'impegno e sostegno. Gli otto ribelli restarono al loro posto, il procuratore Gianmanco andò altrove, certo andò in Cassazione, ma andò altrove e fu nominato un altro procuratore della Repubblica, che fu Giancarlo Caselli, e iniziò, voltò pagina la Procura di Palermo, voltò pagina la legislazione antimafia, voltò pagina l'impegno anche di uomini, mezzi, fondi, che si, dimostrando come si potesse fare sul serio la lotta alla mafia. Noi revocammo quelle dimissioni e iniziò un nuovo percorso. Un percorso però che si rivelò ancora una volta, come si era già rivelato a Falcone e Borsellino nella stagione del maxiprocesso, un percorso accidentato, che fin tanto che si trattava di assicurare al carcere i latitanti, tutti concordi e tutti a sostenere l'azione di magistrati e forze dell'ordine, i guai vennero non appena, come era già avevano fatto Falcone e Borsellino, quando arrestarono con il pullo uomini come l'ex sindaco di Palermo Cencimino, i cugini Salvo, le indagini sui capi del lavoro di Catania, e lì cominciano a venire guai. Già nell'86-87 fu lì che cominciarono a essere accusati di essere professionisti dell'antimafia, di voler strumentalizzare per finalità politiche l'azione giudiziaria, di essere toghe rosse, perché oggi non si ricorda più, ma anche a Falcone e Borsellino, Paolo peraltro è noto che aveva ben altre idee politiche, ma vennero accusati di spalleggiare in qualche modo il Partito Comunista Italiano, che c'era all'epoca. Stesse cose capitarono 10 anni dopo a noi, quando iniziarono certe indagini, certi processi. Salvatore Borsellino ha ricordato la vicenda giudiziaria, processo Contrada, fu il primo procedimento, un esponente delle istituzioni per collusione con la mafia. Me ne occupai poi, tra l'altro capitò a me di occuparmene personalmente come pubblico ministero, e accanto a questo ve ne furono altri, il processo del senatore Andreotti, insomma, e così via. Processi che determinarono quella reazione. E perché? Questa è la domanda che dobbiamo porre. Il perché soltanto fu una questione di autoconservazione, di difesa della casta, o c'era qualcos'altro? Questo io sono abbastanza d'accordo con Salvatore. Io sono convinto che il vero buco nero, il vero mistero, diciamo così, della Seconda Repubblica, che è legato sicuramente alle stragi, è quello della cosiddetta trattativa. La nostra cosiddetta Seconda Repubblica, secondo ormai anche risultanze consacrate in sentenze, è nata sul sangue dei morti di quelle stragi, ma è nata sulla trattativa che chiuse quella stagione stragista. E credo che il problema quindi principale che ha determinato una reazione contro l'azione giudiziaria nella seconda metà degli anni 90 è stata non tanto e non soltanto di difesa, di tutela di alcuni appartenenti alla casta, diciamo così, cioè alla classe dirigente collusa con la mafia, che erano stati imputati. Il problema è che quelle indagini e quei procedimenti, andando avanti, avrebbero portato a fare luce su quella stagione terrificante che va dal 92 sino al 93, che è la stagione delle stragi e della stagione della trattativa. Trattative e stragi che camminano, hanno camminato e sono intrecciate fra di loro durante quel biennio.
e che, a mio parere, nel 96-97 stava portando la magistratura nel suo complesso, non soltanto la Procura di Palermo, ma altri, anche altri uffici giudiziari, alle soglie della verità, di una verità che però non è verità inconfessabile, diciamo così. Poiché una parte dell'Italia, dentro e fuori le istituzioni, riteneva non sostenibile, una verità insostenibile. Di fronte a una verità insostenibile e una mafia che era stata, un po' con la trattativa e un po' con la repressione, ridimensionata, una magistratura che si ostinasse a voler proseguire lungo un tracciato di indagini di qualità nell'applicazione del principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, era una scheggia impazzita. Diventava il pericolo numero uno non più le organizzazioni criminali che erano state ridimensionate, ma una magistratura che non era stata ridimensionata. Direi che gli storici potrebbero scrivere perfino netto questa fisonomia e questo disegno di quel che accadde in quegli anni. E non è un caso che da quel momento in poi tutta la legislazione è stata una legislazione in senso inverso, una retromarcia progressiva su tutti i punti che hanno costituito un progresso della evoluzione della legislazione antimafia. Furono colpiti tutti i punti di forza della legislazione che era stata rapidamente approvata sotto l'uso dell'emergenza post-stragista. Uno di questi fu il regime carcerario duro, il 41 bis, che presso dopo la chiusura del supercarcere di Canosa Lasinaria non fu più uguale a se stesso, è diventato sempre più tenue. Un altro fondamentale è stato l'intervento sulla legge sui collaboratori di giustizia. Perché i collaboratori di giustizia? Perché i collaboratori di giustizia, il fenomeno dei collaboratori di giustizia è diventato un fenomeno, anche questo, tra virgolette, incontrollabile. Perché i collaboratori di giustizia diventavano sempre di più e soprattutto era cresciuta di qualità la collaborazione alla giustizia. Non era più come negli anni Ottanta, in cui gli stessi collaboratori si autocensuravano, non affrontando temi particolarmente delicati e pesanti, il rapporto mafia politica, mafia istituzione, ma i collaboratori di giustizia parlavano anche di temi inconfessabili. E collaboratori che parlassero di temi inconfessabili rischiavano, mettevano a rischio quella verità inconfessabile che dicevamo prima, che non doveva essere comunicata a un'Italia che evidentemente, non secondo diciamo certi ambienti, non era all'altezza di poter sostenere sulle proprie gracili di spalle una verità così inconfessabile. Ecco quindi che la legislazione sulla procura di giustizia ha determinato progressivamente, nel giro di pochi anni, l'inaridirsi del fenomeno e comunque un nuovo meccanismo di autocensura da parte degli stessi collaboratori, che prima si sentivano dopo l'impegno a tutto campo dello Stato incoraggiati a parlare di tutto, da quel momento in poi, quando anche iniziassero a collaborare, determinati argomenti l'hanno affrontato sempre con maggiore prudenza. Dopodiché, cos'è accaduto? Che nonostante una serie, ce ne sarebbero tanti altri, prenderemo tutta la sera per fare la storia di questi anni, tutti gli altri interventi che sono stati fatti sul piano legislativo per rendere la legislazione sempre più inefficiente e soprattutto sempre più diseguale, in modo che vi fosse una giustizia come bei tempi andati, forte con i deboli e debole con i forti. E lungo questo percorso però cos'è accaduto? È accaduto che lo slogan che si usava contro i magistrati, uno degli slogan che se ne sono stati tanti, uno degli slogan che si diceva contro i magistrati dicendo: beh, voi andate al rimorchio dei pentiti, prendete le labbra dei pentiti, siete uno strumento dei pentiti, dovete farne a meno, dovete tornare alle indagini tradizionali, servitevi degli strumenti che avete a disposizione.